E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Con voi ci sono io Paolo. Beh, sono felice di essere ritornato a fare video in quanto mi è tornata la voce e prima non ce l'avevo. Perciò oggi cominciamo subito con il nostro nuovo video. Bella a tutti e cominciamo. Alcune persone, in seguito a un trauma cerebrale o un ictus, diventano incapaci di muoversi, comprendere o esprimere parole. Questo è dovuto al fatto che il loro cervello subisce dei danni che comportano dei cambiamenti nella struttura cerebrale e che compromettono il regolare svolgimento delle funzioni cognitive. Ma in alcuni casi molto rari, il cambiamento nella struttura cerebrale porta a sviluppare nell'individuo delle capacità sovrumane, delle quali andremo a parlare oggi. Un esempio può essere Jason Paget con la sua incredibile storia di un uomo che da venditore di materassi, grazie a un colpo alla testa, diventò genio della matematica. All'età di 31 anni, in una festa, è stato colpito alla testa, risvegliandosi successivamente con un trauma cranico. È un dono alquanto insolito. Jason diventò un genio nel settore della matematica e della fisica. Come poi si è scoperto, è stato affetto dalla sindrome di Savant. I suoi sensi si sono fusi, i movimenti sono diventati fotogrammi e tracce luminose, colorate. Oggi vedo poligoni ovunque. La panna passata nel caffè del mattino disegna una spirale. Le foglie degli alberi sono teoremi di Pitagora. La luce riflessa è un inno al pi greco. In più, Jason acquisì il potere di disegnare schemi frattali a mano, che rappresentano il collegamento fra numeri e la pura geometria dello spazio-tempo e dell'universo. Al quarto posto abbiamo Orland Chernell. All'età di 10 anni, durante una partita di baseball, Orlando venne colpito in testa dalla palla che lo stese a terra. Dopo che si è rialzato, ha continuato a giocare. Non ha detto niente della caduta ai genitori, pertanto non ha avuto le cure mediche. Durante l'anno successivo all'accaduto soffriva di emicrania e quando il dolore è passato, il ragazzo si è accorto di avere un superpotere. Riusciva a svolgere i calcoli più difficili riguardanti il calendario in pochissimo tempo. Per esempio, riusciva a dire quante volte sarebbe capitato il venerdì 13 nel 2454. In più, Orlando ha manifestato la sindrome di ipertimesia, ovvero riusciva a ricordare ogni singola cosa che ha vissuto dopo l'incidente. Al terzo posto abbiamo Tommy McHugh. All'età di 51 anni nel 2001, Tommy McHugh è stato ricoverato all'ospedale in seguito a un aneurisma cerebrale. Dopo 5 ore in sala operatoria, i medici sono riusciti a salvare la vita a Tommy, a costo della sua memoria. Infatti, in seguito Tommy non ricordava nulla. Questo però non era l'unico cambiamento di Tommy. Infatti, ha avuto un forte interesse per l'arte e ha cominciato a scrivere poesie una dopo l'altra. E poi ha proseguito con i dipinti. Non riuscendo più a fermarsi, dipingeva tutte le superfici dipingibili. Così presto la sua casa divenne un'opera d'arte e ben presto Tommy divenne famoso per i suoi disegni alquanto insoliti e vide le sue opere esposte in molte gallerie d'arte in Gran Bretagna. Secondo posto, Tony Cicoria. All'età di 42 anni, Tony, chirurgo ortopedico dello stato di New York, durante una tempestosa giornata d'autunno è stato colpito da un fulmine. Fortunatamente in vicinanza c'era un'infermiera che riportò in vita Tony con la manovra di rianimazione. In seguito all'accaduto, Tony ha avuto qualche problema con la memoria. Gli capitava di dimenticare i nomi delle persone che conosceva da molto tempo, ma la cosa particolare che colpì Tony insieme al fulmine era la voglia di ascoltare e suonare musica di pianoforte. Tony ha iniziato a sentirsi suonare la musica in testa. Era una cosa inspiegabile che cambiò il mondo di Tony, trasformandolo in una sintonia di note musicali. E il primo posto va a Daniel Tamed, che all'età di 3 anni subì un attacco epilettico che compromise la sua crescita e lo sviluppo mentale. Con gli anni ha dimostrato di essere affetto dalla sindrome di Asperger, che era considerata un disturbo pervasivo dello sviluppo, in aggiunta alla sinestesia, che ha la capacità di percepire i numeri come colori o sensazioni. Il 14 marzo del 2004, in onore del giorno del pi greco, Daniel elencò 22.514 numeri dopo la virgola e fece una rappresentazione grafica del numero. A parte le dozze matematiche, Daniel ha anche capacità linguistiche, infatti parla 11 lingue, una delle quali ha imparato in 7 giorni per sfida. E grazie a tutti per aver guardato questo video, spero che vi è piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, bella a tutti e alla prossima!